Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo video di Final Fantasy XV. Abbiamo appena finito la missione congiunta con Terra Wars. Vediamo un po' l'arma che ci ha lasciato. La spada di Sara, che è bella forte tra l'altro. Se vedete, per adesso è la spada più forte che ho. Naturalmente diminuiscono un po' di statistiche, stranamente. Perché, ah no, la daga runica che ho al momento potenzia di molto le statistiche, cosa che non fa questa qua di Sara. Però ha un attacco bello alto. Io la proverò, così giusto per vedere come funziona nei combattimenti, quanti danni fa, eccetera eccetera. E nell'ultimo slot metterò magari un'arma ancestrale, in modo da avere un po' più di statistiche. Ma sì, io metterei lo spadone. Ok, possiamo tranquillamente andare avanti. Il Chocobo. Non mi ricordo se passano oltre il ponte. Non arrivano. Ho finito il periodo di noleggio. Vabbè. Dunque, qua c'è un combattimento. Se non sbaglio dovrebbero essere dei coccodrilli. Sì. Quindi non deboli alle spade. Vediamo un po'. No, infatti sono resistenti. Poi questa spada tra l'altro utilizza l'elemento luce, l'elemento sacro se vogliamo. E non ci sono molti nemici deboli a questo elemento. Principalmente i demon sono deboli, ma gli altri no. Quindi vediamo, no, proverò un po', ma credo che verrà sostituita molto in fretta questa spada. Anche perché in questa zona, se non sbaglio, i nemici sono principalmente deboli a lance, spade, però agli elementi ghiaccio e fuoco, quindi sacro. Non ci sta proprio bene. Agnes! Everyone regroup! Right here! Yep. No! How do you find time to see pictures in the middle of a fight? It ain't easy, Ears. I mean, would that be a problem? I found it. Nothing personal. No big deal. You guys kick ass. You mean it? Yeah, you look cool doing it too. Yeah, we get that a lot. Don't take it to heart. Ok, proseguiamo verso la foresta di Malmolan, bla 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 bla. Oh, oggettino. Noctis, una pietra, potresti anche, cioè, salirci sopra con un piede. Comunque. Andiamo senza Chocobo di corsa, che non è proprio vicino vicino l'obiettivo. Cioè sembra vicino, ma la strada è tutta in salita, tutta di montagna, quindi tutta a curve, e in realtà ci vuole ancora un po' per arrivare a destinazione. Chi è? Dov'è? Ah, sono da quella parte. Ok, cavalli in mezzo alla foresta. Non si capirà nulla del combattimento. Mi sa che verrà tagliato. Ok, anche questi qua, ragazzi, come vedete dalle debolezze, sono deboli alle spade, ma resistenti all'elemento sacro. E di conseguenza i danni erano viola. Credo proprio che questa spada dovrà essere sostituita molto molto presto. Adesso vediamo di qua. Dovrebbe esserci... Beh, sempre utile. The breeze feels so good. Ehi,
Anybody up for a light workout? Altro combattimento, ma credo che sia di nuovo in mezzo agli alberi. Vediamo, ma non credo che potrebbe venire molto bene. Allora, cambiamo subito quest'arma perché tanto non serve. Vabbè, per adesso sostituisco la lancia. Metto una spada con elemento fuoco, così da combinare la debolezza delle spade e la debolezza dell'elemento fuoco. Dovrebbe venire fuori una cosa abbastanza forte. Iris, you okay? A-okay. What about you, Noct? All good over here. Ok, tagliamo un pochino il viaggio perché era veramente lungo. Combattimenti per la strada ne abbiamo trovati ancora, ma tutti quasi impossibili da vedere come si deve perché è tutto in mezzo alle piante. I'm down. Step lightly. Adesso siamo all'interno del dungeon, diciamo. Una mandragora debole al fuoco sicuramente, non so se è debole alla spada, ma il fuoco basta e avanza. Debole a entrambe le cose, spade, pistole e elemento fuoco, quindi spada fuoco, ottima cosa, ottima scelta. What can I say? Wouldn't wanna squish some slimy bug and ruin my nice kicks. Qua tra l'altro in questo posto ci sono dei mostri che sono veramente veramente fastidiosi senza le giuste difese. Purtroppo ci sono nemici che cominciano a causare confusione all'intero gruppo e potrebbero essere un serio problema. Comunque, continuiamo, spacchiamo pure queste due mandragore e poi proseguiamo. Not rules. No big deal. Try this. Doing great. Iris, you okay? A-okay. What about you, Noct? All good over here. Uno spadone nuovo. Beh, direi che posso vedere se sta bene a Gladio, ma dovrebbe. Vediamo un po'. Oh, sì, che va bene. Ha l'elemento fulmine, per carità, potrebbe non andare bene in questo posto, ma. Lo mettiamo lo stesso. E ne approfitto anche, adesso mi è venuto in mente, per vedere a Noctis. Sì, direi che va decisamente meglio quello che aveva Gladio. Così, in un colpo solo, ho messo un'arma migliore a Gladio e un'arma migliore a Noctis. Ok, eccoli qua, questi ragazzi sono un casino. Meno male che ce n'è solo uno. Ragazzi, io approfitto di questo piccolo combattimento contro un solo e unico mostriciattolo maledetto per ricordarvi come sempre che il vostro supporto è davvero molto molto importante, quindi affrettatevi, mi raccomando, non vi dimenticate un bel like e se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, su cosa pubblico giornalmente, perché come sapete io pubblico ogni giorno alle 16, quindi mi raccomando, supportatemi perché è veramente veramente importante. Allora, piccolo cambio di equipaggiamento, giusto per essere messi un pochino meglio, essere preparati perché adesso sicuramente ci saranno un sacco di quelle vespe maledette. Qua abbiamo trovato una nuova ricetta, perfetto. Allora. Eccole qua, lo sapevo. Maledizione. Ragazzi, potrebbe andarmi male questo combattimento. Purtroppo non ho difese contro la confusione. Loro sono deboli a lance, pugnali e ghiaccio. Quindi la lancia di elemento ghiaccio è proprio il top contro questi. Contro questi schifosi maledetti che mi hanno già confuso. Mannaggia. Spero che non confonda anche gli altri. Gladio è confuso. Vediamo che con la panoplia riesco a fare un pochino di più, ma
pure in schermito alla turma dei confusi. Oh, uscire dal combattimento un attimo toglie la confusione. Beh, questo potrebbe essere un ottimo modo, un'ottima scappatoia, diciamo, quando le cose si mettono veramente male. Lasciatemi stare che devo aiutare Ignis. Pronto, me stesso. Devo aiutare tutti. Sono messo veramente male. Dunque, direi che se ho qualcosa contro la confusione dovrei assolutamente metterlo. Lo sapevo già, però. Mannaggia. Mi stanno facendo sudare questi. Perché poi sono pure difficili da beccare. Non è l'unica difficoltà, la confusione. Comunque. Dovremmo esserci quasi. Speriamo bene. Do it pronto! Oh yeah! Oh, finalmente questo combattimento è finito. Allora, vediamo un po'. Guardo giusto se... No, però solo con due slot. No, niente, lascio perdere. Tanto non mi sembra che ce ne siano ancora molti di questi... di queste vespe maledette. Ah, granchietto. La spada non va bene, la lancia va bene. Ottimo, ottimo. Su via. Poi ragazzi, credo che andrò anche a riposarmi in un accampamento, perché è già notte fonda e tra poco non si vede più niente. Tanto qua c'è proprio un rifugio. Take care, the current doesn't carry you away. I'm not sure my footwear is up to this. Don't let yourself get pulled in. Better start preparing for supper. Oh, let me help. Okay. Dunque, mangiamo qualcosina, adesso scelgo un attimo. La mia scelta finale ricade su questo. Perfetto. Ho girato proprio un po', ma non sapevo cosa mangiare. Volevo vedere se c'era qualcosina contro la confusione, ma niente. Niente. Allora, salviamo di nuovo qualche foto. Wow! I swear, half your photos are selfies. Hashtag sorry not sorry. Allora, possiamo proseguire. La strada che vedete qua sì, è questa qua.
È senza uscita, ragazzi, quindi è inutile andare fino laggiù, non ci sono oggetti, non c'è niente, sprecheremo solo tempo. Allora, qua c'è il granchietto di prima. Prendiamo un po' di elementi e proseguiamo. Adesso ci starebbe bene equipaggiarsi una magia di tuono, vedrete anche il perché, ma preferisco andarci normale di spada. Oh, hi there, opening. I'm impressed. It's nothing. Pronto, you're up. Oh, hi there, opening. Get back! Just what I needed. Keep it together. All of them. Iris! I thought Sufi would make you happy. Especially something this big. When it's getting inside, we must inflate. Never miss! What you're hung up about. Watch where you swing that thing! Apologies. Gladio! This is for you, Ignis. Watch it. Get out! You wouldn't expect any less from you. Hiya, boys! Everything okay with you? Nothing to worry about with you guys around. Bene ragazzi, perché ho detto che avrei potuto tranquillamente equipaggiarmi una magia di tuono e farla finita in fretta. Come vedete il pavimento è pieno d'acqua perché qua c'è un fiume. Se avessi lanciato una magia di tuono all'interno di quest'acqua, tutta l'area coperta da quest'acqua sarebbe diventata elettrica e avrebbe praticamente spappolato i nemici in tempo zero. Si sarebbe salvato si sarebbe salvata forse solo la vespa che volava. Ma combattimenti così rapidi a me non piacciono, io devo spaccare la faccia e i musi con la spada, quindi niente. Qua c'è un oggettino, andiamola a prendere e poi riprendiamo l'esplorazione di questo piccolo dungeon, la foresta Mumble Bumble delle daghe per Ignis, belle forti. Noctis. Con Noctis adesso non ho le daghe, quindi non mi serve fare cambiamenti. Cold. Freezing cold. You ought to stand them. Just keeps going on from here. Then we keep going too. This place is cozy? Well, I wouldn't get too comfy if I were you. Right. You're not out of the woods yet. Oh, perfetto, siamo usciti. Lì c'è un mostro abbastanza grosso, ma non molto impegnativo, ragazzi. Basta non farsi colpire troppe volte, perché sennò sono sono veramente problemi. Vi lascio al combattimento, ci vediamo dopo. Prima di andare, diciamo, lo spadone è molto efficace, però è lento, quindi vedete voi, fate attenzione. What? Hey, Ignis, instructions! We must regroup!
Sure. Okay, Here you go, Nat. Thanks. Ready, guys? Ready! Oh, yeah! Agnes! Everyone form up! Right here! Yep. Certainly didn't expect this much trouble. Doesn't look good. Whoa. Hey, Ignis! It's time to regroup! Sure. Okay. Ok, il Bandersnatch è andato. Possiamo andare verso quello che ormai avrete visto tutti, il mausoleo, dove ci sarà un'altra bella arma ancestrale che poi nei prossimi video utilizzeremo per far vedere appunto a tutti diciamo gli attacchi, il pattern, chiamatelo come volete. Ok, arma presa. Feels good to get it done. Perfetto, ragazzi, il video termina qui. Vi ricordo che domani ci sarà un altro video, sempre alle 16. Statemi bene e a domani. Ciao!